Siamo ormai a 10 mesi e mezzo dall'inizio della nostra attività cardiochirurgica presso Responsible. È quindi tempo di bilanci e quello che facciamo oggi è un mini bilancio. I bilanci sono fatti dai numeri che difficilmente possono essere manipolati, per cui il nostro sarà un mini elenco di numeri. ...415 interventi in 10 mesi e mezzo. Questo cosa significa? Significa che la proiezione a un anno è di circa 500 interventi. Cosa significa questo numero? Due cose. Intanto che è il numero più alto di interventi che sia stato mai fatto nella cardiochirurgia fisicamente ospitata da questo luogo. Prima Gemelli, poi Responsible. Poi, ed è ancora più importante, che l'attuale cardiochirurgia di Responsible è da annoverare tra le cardiochirurgie medio-grandi d'Italia. Bene, 415 interventi, ma con quale complessità? Il case mix, il nostro case mix, è assolutamente di valore. Il 32% infatti di questi interventi sono interventi combinati. Cosa significa fare un intervento combinato? Significa mettere mano a più strutture cardiache contemporaneamente, con un aumento evidente di complessità e di pericolosità per il paziente. Bene, ma tutto questo con quale qualità è stata fatta? Due parametri sopra gli altri: mortalità globale e mortalità per la chirurgia coronarica, che sono parametri individuati anche da Agenas. La nostra mortalità globale è pari al 2,1%. C'è da dire però che la nostra è una mortalità letteralmente globale, nel senso che è il numero dei pazienti purtroppo deceduti rispetto al numero totale degli interventi. Così non è per Agenas, che misura la mortalità globale solo per quanto riguarda la chirurgia coronarica e la chirurgia valvolare. Cosa significa 2,1% di mortalità? Una mortalità dimezzata rispetto a quella alla media italiana, che è del 4%. Mortalità sulla chirurgia coronarica 1,96%. Ancora una volta noi siamo più severi di Agenas nei confronti di noi stessi. La nostra è un dato grezzo che non tiene conto delle patologie del paziente. Quella espressa da Agenas è un dato aggiustato che tiene conto delle patologie del paziente. Se noi aggiustassimo il nostro dato secondo i criteri di Agenas, avremmo una mortalità per la chirurgia coronarica intorno all'1%. Dato di assoluto rilievo. Un altro fatto importante da sottolineare è il flusso dei pazienti. In realtà il 66% dei pazienti che noi trattiamo qui a Responsible proviene dalle regioni di Mitro. E però, anche se facendo mobilità attiva, noi siamo in grado di limitare la mobilità passiva dei pazienti cardiochirurgici, perché la stima è di trattare almeno l'80%, stima numeri alla mano, dei pazienti molisani. Rimane un 20% di pazienti che decide in maniera autonoma di operarsi altrove, ma io ritengo che sia una percentuale assolutamente fisiologica. E anche su quello promettiamo di lavorarci. Inoltre, ritornando al discorso complessità,
c'è da dire che noi stiamo diventando, e tra poco lo saremo in maniera assoluta, centro di riferimento per la chirurgia dell'arco aortico. Ad oggi abbiamo fatto 6 interventi, il prossimo lo faremo tra qualche giorno. E questa è una chirurgia di nicchia molto complessa, probabilmente la forma di chirurgia più complessa, di cardiochirurgia più complessa che c'è. E bisogna tenere presente che il centro di riferimento italiano fa una quindicina di casi all'anno. Noi non siamo molto lontani da questi numeri, né siamo molto lontano dai loro risultati. Però c'è da dire ancora una cosa, che i numeri non tengono conto del cuore della gente, non tengono conto del senso di appartenenza delle persone, non tengono conto della loro capacità di fare sistema, non tengono conto della loro capacità di raggiungere un obiettivo. Mi corre l'obbligo pertanto di ringraziare il personale del comparto e la loro dirigenza, e la sua dirigenza, di ringraziare i colleghi cardiochirurghi e il loro direttore, dottor Caffarelli, di ringraziare i colleghi anestesisti e il loro direttore, dottor Castellano, di ringraziare la cardiologia del Responsible e il suo direttore, professor Rodolfo Cito, di ringraziare l'emodinamica del Responsible, che ci ha dato una grossa mano, e il suo direttore, dottor Sacra, di ringraziare la proprietà, la dirigenza di Responsible per il supporto in termini di logistiche e di risorse che ci è stato dato. Alla fine io penso che i veri protagonisti di questa storia siano loro, e a loro va il mio ringraziamento.